Eccoci qui. Buonasera, ciao. È Eugenio Pattaro che ti parla, psicologo, crescita personale profonda per la piena realizzazione della persona. Allora, ritorno online dopo qualche giorno con questo nuovo video di oggi, nel bel mezzo del Triduo Pasquale, per parlarti di un argomento a me tanto caro, a cui tengo particolarmente perché lo reputo veramente rappresentativo del nucleo concettuale della mia prospettiva, del mio approccio. E così voglio anche rispondere in qualche modo ad un riscontro molto interessante che mi è pervenuto via mail relativamente ad un video che avevo pubblicato qualche settimana fa sull'apatia, gli stati di inerzia, quando non si sa più cosa si vuole dalla vita, eccetera. Ecco. Allora, parlando con questa persona, poi alla fine, durante la consulenza, è inevitabile che approfondendo si tocchi anche l'aspetto dell'insoddisfazione cronica e si arrivi, per molti, in certi casi, diciamo così, a toccare un argomento importantissimo, che dicevo è proprio rappresentativo della mia prospettiva, ovvero il vuoto interiore. Il vuoto interiore, la sensazione di vuoto interiore. Allora, innanzitutto, che cos'è? Premetto che per molti è difficile riuscire a descriverla, a verbalizzarla, anche se è una sensazione molto precisa, molto caratteristica. Però è anche una sensazione che coinvolge tutta la nostra dimensione. Si tratta di un aspetto, di un'inquietudine di carattere esistenziale, quindi viene vissuta molte volte come un'angoscia, un turbamento latente che perdura spesso per molto tempo e che solo in poche occasioni viene affrontato direttamente in modo serio, maturo, voglio dire. Il vuoto interiore. Allora, è un po' come se la persona avvertisse di essere spostata dal centro, cioè come se sentisse di avere il baricentro scostato dalla propria posizione originale, come se avesse perso la calibratura della propria bussola interiore. E con questo disorientamento interno, sperimentasse una sorta di frattura tra se stessa e la realtà. Quindi, usando anche un'altra analogia, se vogliamo, è come se la persona si sentisse sconnessa dalla vita, come se il treno della vita passasse a fianco e la persona rimanesse così a guardarlo dalla banchina. Quindi ci si sente come le persone sbagliate nel posto sbagliato, disconnessi, disconnessi. È sicuramente una sensazione di disagio, molto limitante, disfunzionale, che tuttavia bisogna considerare è fondamentalmente un'illusione della nostra mente, un'ipnosi autoprodotta. Noi non possiamo essere distanti da noi stessi, no? È un controsenso, è un Dal punto di vista logico, questa cosa non può essere sostenuta, no? Distanti da noi stessi. Però ci sentiamo così. Cioè, l'esperienza soggettiva che abbiamo è proprio questa. E allora come spiegarla? Dunque, innanzitutto vorrei invitarti a considerare una piccola
precisazione, sottolineatura, chiamiamola così, relativa a un modo di interpretare il vuoto che potrebbe essere fuorviante in certi casi, no? Spesso, soprattutto negli ambienti, quelli vicini agli insegnamenti junghiani di Jung, si parla di vuoto interiore come ad una favolosa, fantastica opportunità di crescita. Il vuoto viene visto come una risorsa incredibilmente potente, trasformativa per la propria evoluzione. Però bisogna stare attenti, perché lì si parla di vuoto mentale, ed è fondamentalmente il vuoto mentale di cui parlano i buddhisti. Nel buddismo zen c'è questo continuo richiamo, questa attenzione particolare al vuoto mentale, ma anche nell'induismo, per certi versi, se vogliamo, l'appattimento dell'ego e di tutte le strutture, le immagini, le illusioni alle quali ci aggrappiamo per identificarci. Allora, tutta questa storia qui è relativa alla mente. Attenzione, alla mente. E allora sì, il vuoto mentale, quando si fa silenzio nella mente, è una condizione funzionale, è una condizione auspicabile. Perché togliendo di mezzo le trame dei nostri turbamenti, dei nostri pensieri, la macchina dei problemi, togliendo di mezzo la macchina dei problemi, ecco, si può far spazio a quello che siamo veramente, si può far emergere, si può accogliere la nostra essenza, l'essere, ecco, l'anima, in buona sostanza. Però, allora, adesso questo è tutto bello, tutto meraviglioso. Addentrandoci in un'analisi un po' più articolata, bisogna tenere in considerazione un aspetto fondamentale. Noi non siamo la nostra mente. La mente, che cos'è? È la nostra esperienza soggettiva dei processi del cervello. Quello che noi percepiamo del lavoro incessante, automatico del nostro cervello, del nostro organo principale. Quindi come noi facciamo esperienza della realtà sensibile che ci circonda attraverso i nostri sensi, noi facciamo esperienza anche del mondo interiore attraverso la nostra mente. Quindi la mente è quella costruzione ideale, teorica, che lo scibile umano ha prodotto per spiegare, per rappresentare, per studiare i processi di pensiero, i processi di elaborazione delle informazioni, i processi emotivi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la psicologia. Quindi il lavoro del nostro cervello, noi lo percepiamo sotto forma di mente e diamo delle etichette e abbiamo delle conoscenze su questi processi, che sono le metaconoscenze. Ecco. Ma noi non siamo tutta quella roba lì. Il vuoto interiore di cui parlo è proprio quella sensazione che emerge nel momento in cui, per varie cause della vita, ci ritroviamo stanchi, esausti di rincorrere questi processi, quindi l'energia che fino a quel momento ha continuato a far girare la ruota del topolino in cui eravamo ingabbiati, fortunatamente si è esaurita. E noi ci ritroviamo così, fermi in questa ruota, osservando il centro. E A, ci scopriamo in gabbia. B, scopriamo che il posto di guida è occupato dal pilota automatico.
Allora, compito della psicologia, per come la interpreto io, secondo la mia prospettiva, è proprio quello di formare le menti perché possano accogliere il pilota, accogliere l'anima, la coscienza. Nella maggior parte dei casi, i disagi si manifestano per il semplice motivo che la persona non è al comando della propria dimensione umana, ovvero al posto di guida non c'è l'anima della persona, non c'è l'essenza, non c'è il nucleo della coscienza, ma c'è la mente, quindi c'è un'immagine di se stessa. E quando noi scopriamo questo, scopriamo il vuoto, o meglio intuiamo questo, perché non è una scoperta vera e propria, nel senso che non è una cosa che avviene in modo consapevole. Nella maggior parte dei casi noi avvertiamo spontaneamente questa inquietudine crescere, emergere, ma non riusciamo a definirla, non riusciamo ad interpretarla, ad indagarla, eccetera, eccetera. Quindi nella maggior parte dei casi la mente occlude la manifestazione dell'anima, ed è questa la causa principale del senso di vuoto. Quindi compito della psicologia, per quanto mi riguarda, nella mia prospettiva, per come la interpreto io, è proprio quello di aiutare le persone a formare la mente in modo da creare quei presupposti, quelle condizioni, quella configurazione ottimale perché sia l'anima a guidare la persona, e quindi mettere la mente a servizio dell'anima, della coscienza, dell'essenza della persona, insomma, che poi così può fiorire, può portare al compimento completo, integrale, la persona nella sua globalità. Ecco, con questo è tutto. Io ti ringrazio per essere stato con me anche oggi, ti invito come al solito a considerare le mie proposte, il percorso Diventare Se Stessi, le consulenze online, eccetera, eccetera. Trovi tutti i riferimenti qua su, giù, non lo so. Ecco, bene, buona Pasqua e ci sentiamo presto.